un'altra sconfitta che brucia molto di più delle altre, come stavo dicendo poc'anzi a Giorgio, perché doveva essere la partita dell'ultima spiaggia contro una squadra che alla fine non sta né lottando per andare di sopra né per non retrocedere, mi riferisco al Gubbio, insomma forse l'avversario ideale da affrontare in una giornata come questa. Invece ne è venuta fuori una prova ancora una volta incolore, deludente, se il primo tempo poi una cosa veramente imbarazzante con il portiere dell'Arezzo che praticamente ha evitato un passivo pesante nel primo tempo. Se abbiamo chiuso 0-0, Giorgio, lo dobbiamo sicuramente alla bravura del nostro portiere. Poi il secondo tempo, nonostante i cambi, insomma, c'è stata una breve fiammata, ma dopo ci ha preso le misure Gubbio e quindi si esce sconfitti ancora una volta. Stavolta non c'è neanche la scusante per qualcuno da attaccarsi all'arbitro, quindi niente, io credo che con oggi veramente le speranze siano praticamente ridotte al lumicino. Cioè, è ovvio che fino a che la matematica non ci condanna definitivamente non bisogna smettere di lottare, però insomma è dura, dopo la sconfitta di oggi veramente non, sinceramente non so neanche cos'altro aggiungere, Marcello, è veramente una situazione penosa dal punto di vista ovviamente sportivo, quindi ripeto, è una delle peggiori prestazioni, ripeto, per i motivi che ho detto proprio all'inizio, quindi niente, un disastro totale. Giorgio, scambiano giocatori, allenatore, ma risultati? Io rimpiango Potenza, ti dico francamente, se noi abbiamo buttato via, non so, abbiamo cambiato 3 squadre e forse siamo nella situazione peggiore che se fosse rimasto Potenza con i suoi ragazzi. E questo è un commento, diciamo, avvilito, avvilente, perché francamente non ho più parole, insomma, un'annata così l'ho definita maledetta, ma insomma a questo punto anche appellarsi alla Iella, alla sfortuna, non ha senso, insomma. Cioè, questo è il risultato di troppi errori. Troppi errori, capacità di chi ha fatto la squadra, chi ha scelto gli uomini, perché la società i soldi ce l'ha messi. Beh, ma parliamo di oggi, tanto oggi per esempio non ho capito la formazione iniziale, insomma. Cioè, una partita da vincere, francamente non si mette in campo quella squadra, a parte Cutolo che sono d'accordo, meglio farlo entrare nella ripresa, doveva diciamo così anche tornare un po' in forma dopo la fatica, il cottimo che ha dovuto subire il nostro capitano. Questo è, secondo me, l'impiego giusto per Cutolo quest'anno. Però ecco, davanti insomma c'è, non c'era nessuno che poteva fare gol, secondo me, e soprattutto mancava brio, brillantezza, gente di passo, Di Maria, ma lo stesso Serrotti secondo me poteva essere utile in una che ha un po' di passo, insomma, si può inserire. Io non ho capito, ripeto, tant'è vero che quando sono entrati Cutolo e Di Maria la squadra è cambiata. Di Grazia. E Di Grazia, scusami, io sono fissato. E Di Grazia la squadra ha preso un po' di brio, abbiamo preso gol nel momento in cui stavamo giocando meglio, questo è il calcio anche, dobbiamo accettarlo. Però è difficile accettare, anzi è impossibile accettare questa situazione. Sì, io penso che anche da un punto di vista atletico non si sta troppo bene, perché sulle seconde palle siamo arrivati secondi, tanta volontà, ma poi ci manca quella freschezza atletica, oltre che mentale. Sì, no, la squadra non gioca senza palla, sono tutti fermi. Il problema è questo, per forza erano sempre sulle palle, erano anche più freschi, ma ripeto, secondo me ci sono giocatori molto lenti lì in mezzo al campo, Arini e Altobelli arrivano sempre secondi, cioè lì ci vuole gente un po' più svelta. Oltretutto ha messo Benucci sulla fascia, insomma, che sicuramente è molto meno attaccante di Di Maria. In una partita da vincere senza Cutolo, con un ragazzino in campo accanto a Piu, insomma, io credo che se avessimo giocato un mese forse avremmo faticato a fare un gol. Certo, certo. Cosa ti aspetti in futuro? Cosa mi aspetto? Non lo so, guarda, io
mi aspetto un miracolo a questo punto, no? Non saprei più cosa dire, insomma, perché è impossibile, cioè, fare questa serie di risultati negativi, indecente direi addirittura. Non me la sento più neanche, cioè, ripeto, io vengo allo stadio di 60 anni, un'annata non così, ma neanche che si approssima a questo ho mai vissuto. E poi oltretutto con la situazione di avere speso tantissimo, di aver fatto 3 volte la squadra, insomma, qui sono stati fatti errori infiniti, un'infinità di errori, si continua a farli purtroppo. Okay.